Nell'ambito del progetto SOS Venezuela, il CRAM Abruzzo ha consegnato questa mattina a Pescara le scatole dei farmaci salvavita da inviare alle comunità degli abruzzesi in difficoltà. Alla conferenza stampa per presentare l'iniziativa è intervenuto il presidente del CRAM e assessore all'emigrazione, Donato Di Matteo. Oggi abbiamo voluto fare questa iniziativa evidenziando le difficoltà che ci sono in Venezuela, dove i nostri corregionali e anche i nostri connazionali vivono un momento difficile in questo governo, determinato da questo governo che ha imposto con autorità una situazione di disagio enorme. C'è difficoltà per l'assistenza minima sanitaria. Noi negli anni passati abbiamo dato contributi tramite l'associazione Abruzzo Solidale che permettesse di fare assicurazioni ai nostri corregionali che non avevano l'assistenza sanitaria. Con le assicurazioni abbiamo garantito i servizi sanitari a queste persone. Oggi c'è una difficoltà più impellente che è quella dei farmaci. Abbiamo dato un contributo come regione per inviare farmaci. Stiamo lavorando anche con attività private che inviano farmaci perché dobbiamo risolvere l'approvvigionamento minimo dei farmaci per i malati che lì purtroppo hanno grandi difficoltà.